e cittadini di Lampedusa, intanto grazie per l'accoglienza di oggi. Voglio ringraziare prioritariamente l'amministrazione comunale, il sindaco Totò Martello, la delegazione che è venuta a Bruxelles, perché quando ci hanno incontrato noi abbiamo sentito il dovere di organizzare immediatamente una delegazione di deputati europei che venisse a Lampedusa a vedere coi propri occhi quello che sta succedendo. E l'abbiamo fatto, senza dire niente a nessuno. Ci siamo presentati questa mattina 6 deputati europei e siamo entrati dentro il centro e vi devo dire la verità, abbiamo potuto constatare coi nostri occhi che quello che ci è stato rappresentato a Bruxelles è la verità. Questo luogo è un luogo disumano, è un luogo inaccettabile, è un luogo indegno per un paese civile, è un luogo indegno per l'Italia, per l'Europa. Noi ci vergogniamo da cittadini italiani e da cittadini europei di vedere persone accolte in questo modo. Ci vergogniamo perché ci ricordiamo i nostri padri, i nostri nonni. Io sono siciliano, i tanti siciliani che sono andati in Belgio, in Germania, in Argentina a cercare lavoro. Ci vergogniamo a pensare che i nostri genitori, i nostri nonni potevano essere accolti in questo modo come vengono accolte le persone nel nostro paese. E allora abbiamo pensato bene immediatamente di organizzare questa delegazione, di venire qui e di denunciare pubblicamente, come avete già fatto voi, quello che qui abbiamo visto. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che prioritariamente stamattina, appena hanno sentito che noi eravamo arrivati, hanno pensato bene di mettere le carte a posto e quindi hanno cominciato a rincorrere gli immigrati per il centro, perché gli dovevano fare firmare il foglio di convalida della detenzione. Che significa questo? Significa che sono fuori legge, perché la legge italiana dice che un cittadino migrante può stare rinchiuso in questo centro 60 giorni, non di più, e loro sono chiusi là dentro da 50 giorni e gli fanno firmare il foglio solo oggi, e cioè da oggi partono i 60 giorni e quindi devono stare dentro 120 giorni, 200 giorni, e allora loro sono fuori legge, quelli che rappresentano lo Stato dentro il centro di detenzione di Lampedusa si comportano da criminali. Sono loro in questo momento i criminali. E allora hanno fatto questo, rincorrendo i migranti per il centro. Ci sono le immagini. Stasera, mentre noi siamo in piazza, TG3 ha trasmesso le immagini degli immigrati che venivano rincorsi, che sono saliti sui tetti perché non volevano firmare, perché sapevano che stavamo arrivando noi. E allora noi, quando siamo entrati, abbiamo visto le condizioni di questo centro, condizioni terrificanti, sporcizia, freddo da morire, c'è una condizione disumana, la gente che sta là dentro soffre, non è prevista l'assistenza sanitaria, non c'è un'assistenza legale. Guardate, noi siamo abituati, e sbagliamo, a chiamarli tutti clandestini, ma sbagliamo a chiamarli così. Totò, non li chiamiamo più clandestini da ora in poi. Perché se noi diciamo clandestini, partiamo dal presupposto che tutti sono in condizione irregolare e tutti devono lasciare il territorio italiano. Ma non è vero, perché noi oggi siamo entrati e abbiamo scoperto che là dentro c'erano persone che hanno il diritto sancito dalle leggi italiane, dalle leggi europee, dalle convenzioni internazionali, di stare qui, perché alcuni scappano dalla guerra e devono essere ospitati nel territorio internazionale. Non è una concessione l'asilo. L'asilo non è una concessione, l'asilo è un dovere. I paesi come l'Italia, l'Europa, ha il dovere di accogliere le persone che scappano dalla guerra, che sono perseguitate, e molti che sono rinchiusi là dentro sono perseguitati e scappano dalla guerra e devono essere accolti. Poi abbiamo trovato dei minori, ragazzi di 16 anni, 17 anni, che si vede
Guardate, ci vuole poco a vedere un minore, basta vedere come gli cresce la barba a uno a 16 anni. E si vede che ha 16 anni, non c'è bisogno neanche che gli fai le radiografie per vedere che ha 16 anni. E che cosa hanno fatto? Li tengono là dentro. E che cosa dice la legge italiana e la legge europea? Che se sono minori non possono essere detenuti. E allora quelli che sono fuori legge non sono gli immigrati che arrivano in Italia o in Europa, siete voi che li trattenete là dentro perché andate contro la legge. E poi abbiamo incontrato là dentro persone che hanno il diritto di stare in Italia. Perché? Perché hanno dei parenti regolari in Italia. C'è uno che ha una moglie italiana, c'è uno che ha un padre che vive da 20 anni a Parma, c'è uno che ha una sorella che vive da 25 anni a Padova. E queste persone hanno il diritto sancito dalla legge di avere il riconoscimento al ricongiungimento familiare. Di questo stiamo parlando. E allora mille persone chiuse là dentro. Non terrà più gli immigrati in Italia, ma li terrà tutti a Lampedusa. Questa è la sua campagna di propaganda. Questo sta facendo il ministro Maroni. E allora questa emergenza è un'emergenza di propaganda. Propaganda. Stanno facendo la propaganda sulla faccia e sulle spalle dei lampedusani. Stanno facendo propaganda trasmettendo in Europa un'immagine distorta della nostra isola. Io dico nostra perché io sono siciliano, ci sono miei parenti che vivono in questa isola e mi sento pure io cittadino di questa isola. E vorrei dire al sindaco, caro sindaco, tu da oggi sei pure il mio sindaco, così come sei sindaco di questi cittadini e come tu sei sindaco delle persone che sono chiuse da dentro, perché la difesa dei diritti umani, dei diritti fondamentali, dei diritti dell'uomo e delle donne non è una cosa che ha nazionalità. I diritti dell'uomo sono senza nazionalità, i diritti dell'uomo sono per tutti, cristiani e non cristiani, musulmani e non musulmani, uomini e donne, per tutti allo stesso modo. E allora noi le abbiamo fatte lo stesso e gliele faremo vedere al commissario Barrot quello che significa stare in questi luoghi, in queste condizioni. E allora l'immagine che è stata data a Lampedusa è un'immagine distorta. E siccome sono convinto che il presidente del governo è una persona seria, lo invitiamo ad ascoltarci. E così anche il presidente della regione Sicilia, che prenda una posizione. Vi do anch'io un po' ragione in merito, vi do ragione. E allora ci auguriamo che il presidente della regione, i parlamentari regionali prendano una posizione chiara, molti di loro già l'hanno fatto. Noi continueremo la nostra lotta, ringrazio tutti voi per la vostra pazienza, ci rivedremo nuovamente in piazza, noi continueremo a lavorare all'interno della tenda, in piazza, sul municipio e in altri posti, affinché questa situazione così delicata di questo lager, di questo...